Grazie Michele, per la compagnia e per la birra. Ci voleva una pausa. Tieni il resto. Grazie. Arriverai un altro po', Ale, solo che mi hanno chiamato dal giornale, devo scappare. Tu che fai? Torni in terrazza? Mi sa, torno a lavorare. Chissà Franco. Noi lì a casa sua e lui, boh, chissà dov'è. La cosa più brutta è non possiamo fare niente. Vabbè, a più tardi, eh. Ciao. Ciao, buon lavoro. Poi Renato. Ciao, mi chiamo, ciao. Allora, Alessandro, che si dice? Mi sa una brutta giornata anche per te. Decisamente. Beh, come procede con i cantieri? Ci sono parecchi problemi. Io ti avevo sconsigliato di fare questo passo. Però sai bene quanto io apprezzi il tuo impegno e il tuo coraggio. Lo so, Renato. Io invece sono stato meno coraggioso di te. Mi sono limitato a chiamarmi fuori. Tu hai perso il posto, è diverso. Non è da tutti. E sono cascato dalla padella alla brace. Marina Giordano e questo nuovo consulente suo, un certo Corrado Morganti, mamma mia, guarda, mi fanno rimpiangere ferri. Addirittura. Eh sì, si è creato un clima di lavoro pesante, difficile. Ma perché non torni a lavorare ai cantieri con me, visto che la situazione è così brutta? Perché tu pensi... Ma ci hai lavorato per tanti anni, conosci bene la situazione attuale. Chi può essere più adatto di te? Io ti ringrazio, Alessandro. Non lo so, dammi... Insomma, fammici pensare un po'.